Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi giochiamo di nuovo su Minecraft con ancora i nostri cari amici che ci seguono. Quest'oggi rientreremo all'accampamento dei pillager, ma non per creare la farm automatica come vi dicevo nello scorso episodio, ma fare un raid semplice manualmente perché, come dicevo nei scorsi episodi, dobbiamo fare gli achievement. Se non mi sbaglio, da qualche parte qui ci dovrebbe essere fai qualcosa con i raid. Non so se l'ho ancora sbloccato, spero di sì. E andiamo. Potremmo affrontare qui il raid, sì. Ma poi se uccidono i nostri villaggeri o più distruggono la settore un pochino me, così andiamo a distruggere un villaggio che a noi non ce ne frega veramente niente. No, è meglio che andiamo a dormire, perché se già ci sono i mobili, zombie, cose del genere, muoiono prima che cominci il raid, va? Ok, arrivati al nostro villaggio, cerchiamo di chiudere questi villaggeri, bravo, fai il bravo. E le loro casette, così, facendo così che i zombie, innanzitutto, se arriva di nuovo la notte, e pillager, illager, lasciamo pure il piccoletto qui, e Walker, i Buffalo Bill, che non mi ricordo come si chiamano, gli Iron Golem cattivi. Cosa si sta facendo? I whisky illegalmente. Bravo bambino, bravo. E abbiamo bloccato abbastanza. Lì entra. Veramente? Va bene, sembra scriptato. Ho detto entra, è entrato. E andiamo a cercare di uccidere un pillager con lo stendardo dietro a questa montagna, perché pensavo fosse molto più lontano, ma il villaggio è vicinissimo. Quindi non faccio manco tutta sta fatica a portare un villaggero da casa. Lo prendo direttamente da qui. Ah, e come vedete, nell'inventario mi sono fatto un pochino di mele d'oro per essere leggermente sicuro, eh. Perché io ho paura solo di un mob, ovvero il bufalone. Quello, se non mi sbaglio, è fortissimo, quindi dobbiamo essere cauti e utilizzare il nostro arco. Fai, eccolo, proprio. Questo è un raid normale. Neanche siamo andati. Ok, preso il bed omen 1 ora e 40. E quindi si va a salvare i villaggeri dalla guerra che stiamo portando noi. Che brutte persone che siamo. E poi ci daranno anche sconti perché li abbiamo salvati, sempre se riusciamo a salvare. Ok, direi che arrivando al villaggio dovrei startare il raid. Ok, raid iniziato fra poco. Eccoli. Dalla distanza sono quelli più stupidi con. Passa tanto tempo da quando ero bravo con l'arco, eh! E lì dovrebbe essere rimasto l'ultimo. Dovrebbe prendere leggermente fuoco, tanto noi abbiamo frecce infinite, l'unica cosa che potrebbe andare storto è. Dove sei? Si suicidano le persone, no, è che si rompa l'arco perché non sta messo benissimo. Ecco, Iron Golem, sono venuti di qui. Ah, vedete, già è arrivato. Meno male che non subiscono danni quelli con le asce, quindi potrebbe essere un leggero problema. Perché, come abbiamo visto quando abbiamo affrontato la magione, fanno tanti danni quelli con le asce. Vedete, 2 cuori e mezzo, non ci va bene. Qui non c'è nessuno. Ah, noi abbiamo chiuso un villaggero da un lato, ma dall'altro lato no. Vieni. Prego, dovrebbe ritornare a casetta, tu no? Così ti proteggo anche a te.
Oh no, ho visto cose che già cominciano ad essere leggermente difficili, ovvero sono arrivate le witch. Oh, questo ha la pozione di Strange o Strange o sbaglio? Eccolo, il pufallone scappa. Qui dobbiamo essere bravissimi e freccia e corri, freccia e corri. Anche perché gli unici due mob che sono rimasti sono questi, la strega, come indica il coso sopra. Ok, il Mukon è morto, quindi adesso manca soltanto. Chi ha ucciso? Ho ucciso la mucca. Ho ucciso seriamente. Ho fatto a pallombelle e ho ucciso la mucca. Ok. E questo dovrebbe essere il round 3. No, 4, perché prima hanno attaccato lì, il secondo lì, il terzo lì. E i quarti dove attaccano? Sempre da qui, da dove incominciamo, ma questa volta ci sono un botto di streghe e il muccone non lo vedo. Vedo però che le streghe hanno incominciato a dare forza. Non sapevo neanche che si potesse fare. Ho rigenerazione questa cosa. Perché forza dovrebbe essere con le particelle rosse, o sbaglio? Non so se, come ho detto quando ho affrontato la magia, non so se vengono considerati non morti. Ok. Sta arrivando un altro raid, credo che sia l'ultimo perché dovrebbe essere 5 le ondate. Sento di. Ecco, è arrivato di nuovo il Mukone. Più potente che mai, con il coso sopra pure. E anche l'Evoker. L'Evoker sono i primi a essere uccisi. Oh, Fask. Ok. Se non siamo morti negli scorsi episodi con questi bastardi, potremmo morire quest'oggi. Qui ci prendiamo un totem. Che schifo non ci fa, quello è morto. Sono rimasti in due, quello sul muccone. Però all'AI non ti devi subire tu i colpi, ok? Che sei un bravo ragazzo. Abbiamo un arco troppo OP? Sì! Erano 5 livelli, abbiamo ucciso tutti. Lui è rimasto lì, senza timore alcuno. Voglio vedere che sconto mi dai. Pochino me, di uno mi ha fatto lo sconto. Il pay più bello è che qui. Ho chiuso da questo lato. Stava qui. L'altra porta. Chissà se hanno ucciso qualche villager. Secondo me sì. Ma. Ah no, che la cosa se ne. Abbiamo 40 minuti. La sella ce la prendiamo con tutto il cuore perché. Vediamo se siamo droppati perché io non ne ho sali in questo mondo. Anche perché dovevamo andare alla ricerca del cammello. Che mica mi sono scordato. Fai così. Direi che mi dovrebbe andare a prendere le selle degli altri cosi. Comunque non credo droppino al 100% le selle. Che per un lato un peccato, dall'altra ci sta, sarebbe veramente OP. Voglio andare a vedere 2 secondi a casa se ci danno, mamma mia, degli sconti. Come le librerie, se ce le dà già uno smeraldo così. È buon per noi, eh. Anche perché Evoker è uscito soltanto uno, se non mi sbaglio. Eh sì, perché erano tutti con le balestre. Peccato. Come ho detto, faremo la farm e quindi i totem ne avremo infiniti. Qui le tartarughe ancora non sono cresciute. Non so, forse ho visto 5 notti, una cosa del genere. Dobbiamo passare per la chiusa delle uova, quindi è un pochino lungo. Ok, e ora vediamo
La fatidica domanda se così. Voglio vedere quelli che ci danno due smeraldi. Ce ne dava quattro prima? O sbaglio? Quattro smeraldi per una bulkshell. Poi fai questo scambio, mamma mia, illegale. Con due ne fai quattro smeraldi. No, tre smeraldi. Quindi sempre uno in più. Potremmo fare, vedete, fai così. Abbiamo sprecato due smeraldi. Fai così, spacca. Tre. L'ho ricevuto. Perché 4 smeraldi? Perché ci sono dei libri? Perché ci sono dei libri? Perché mi regalano le cose i villaggeri? Questa cosa non lo sapevo, che mi droppassero il loro lavoro. Diciamo, gli oggetti del loro lavoro. Ok. Grazie. Grazie a tutti voi. Quindi è veramente OP sta cosa. Se pensate che l'abbiamo fatto soltanto a livello 1, chissà cosa ci possono. Non credo che mi droppano i libri incantati per esempio Mending a gratis. Già li riceviamo con uno smeraldo, figuratevi, gratis. Dopo aver affrontato il raid, ho ricevuto dei libri grazie al questa pozione, questa cosa. Noi abbiamo recuperato le 8, mi servono in realtà. Nato le shell. Ma nello scorso episodio, la cosa importante, vediamo se ne scappa niente che abbiamo chiuso in casetta, abbiamo preso il cuore del mare, che non abbiamo piazzato. Quindi lo facciamo quest'oggi, qui ancora sta tutto qui. Il conduit, devi fare così. Ma secondo voi se faccio così? No. Pensavo mi mettesse sull'erbetta, invece dopo aver tolto la terra si dovrebbe aprire. Nice! E adesso abbiamo anche il cuore del mare per i 100 metri, 100 blocchi destra e sinistra. Qui il nostro bro non subisce danni. Lui non subisce danni. Quindi, in caso uno zombie arrivasse lì e vorrebbe attaccare le cose, siamo full protetti. Perché prima poteva esserci che fare quella cosa che fa. Ehi! Salta, salta, salta. E viene e colpisce le uova. Adesso no, adesso arriva in acqua e muore. Lo zombie, scheletro, il creeper non lo so come funzioni. Però non lo voglio provare perché ci sono delle uova lì che si stanno schiudendo. Quindi, per questo video, se vi sia piaciuto, mettete un grossissimo mi piace, condividete ai vostri amichetti e bella!